collaborazione di Fondazione Intro de Spettacolo con l'Università Cattolica e in particolare con il professor Massimo Scaglioni, con la direzione di sede, il dottor Mario Gatti. E ci siamo chiesti all'inizio di questo anno come Fondazione Intro dello Spettacolo potesse ricordare Maestro Fellini, andando oltre le commemorazioni, i ricordi più, come dire, più istantanei, più legati a qualche forma di evento. La collaborazione con Fondazione Intro tra Fondazione Intro dello Spettacolo e l'Università Cattolica non può che indirizzarsi verso la ricerca, verso l'approfondimento e grazie appunto al lavoro del dottor Scaglioni verso la ricerca accademico-scientifica. E siamo andati a lavorare su un tema che ci è caro. Sulla critica cattolica, sul riscontro che un'opera importante come La Dolce Vita ha avuto in ambito cattolico, mettendo il dito in una ferita che poi figure più autorevoli di me potranno commentare, è stata di una gravità, di una virulenza che nel Novecento difficilmente si può ritrovare. Ecco, sì, sono episodi gravi abbastanza, però nel mondo cattolico, soprattutto italiano, ha avuto la potenza di deflagrazione di qualcosa che può evocare parole tipo scomuniche, quindi termini gravi, non le scomuniche. Quei termini che usiamo come sinonimi sui giornali o leggiamo ogni volta che rimproveriamo qualcuno. E, oltre quello che abbiamo già letto, le ricostruzioni giornalistiche, oltre le cronache, questa mattina proviamo ad andare a capire cosa è successo davvero, cosa ha generato questa deflagrazione, cercando di capire anche cosa c'è di positivo. C'è un'ipotesi che vogliamo sondare, cioè che da quel grave incidente ecclesiale, sociale, comunicativo, civile anche, oltre che cinematografico, artistico, da quel grave incidente è nato qualcosa di positivo. A mio avviso nasce la moderna critica cattolica, almeno in campo cattolico, nasce la critica così come la viviamo adesso, così come Fondazione Intro dello Spettacolo, la rivista del cinematografo, la propone. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che sono collegati, ci seguono in diretta e lascio la parola a Gianluca per presentare i nostri ospiti. Grazie Davide. E oggi mi tocca il compito ingrato di fare un po' da vigile urbano perché abbiamo tanti interventi e è uno spazio ristretto. Inizierei con presentare l'autore di questa ricerca che è appunto il professore Massimo Scaglioni, professore di economia e marketing dei media dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Applauso, ci sta. Li dico in ordine di interventi, eh? Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Giuseppe Pedersoli, regista cinematografico, in particolare della Verità sulla Dolce Vita, che è stato presentato ieri qui a Venezia. Oscar Iarussi, giornalista e critico cinematografico, nonché selezionatore per la Biennale Cinema. Andrea Minuz, professore di storia del cinema all'Università La Sapienza di Roma. Prego, Massimo. Massimo, io ti chiederei innanzitutto un po' di ricostruire tutta questa tortuosa vicenda dell'accoglienza della critica cattolica e non solo della critica, ma proprio di tutta la gerarchia vaticana della Dolce Vita e poi di illustrarci quali sono i risvolti nuovi della tua ricerca. Grazie Gianluca e grazie a tutti per essere anche molto numerosi in questa mattinata. E volevo brevemente ringraziare la Fondazione Intro dello Spettacolo perché mi ha dato appunto l'occasione di fare questo lavoro, la mia università, l'Università Cattolica. E siamo particolarmente tecnologici, ho in mano un cellulare perché mi consente di girare le slide, quindi naturalmente a un certo punto arriveranno delle telefonate e questo scombinerà tutto il sistema, ma insomma cercheremo di cavarcela. Se mi lasci una di minuti, spero, non di più, Cronometro alla mano. cronometrato, cercherò perché come accennavate, insomma, la
tema è anche molto, molto complesso, anche dei passaggi piuttosto, piuttosto delicati. Allora, il caso della Dolce Vita è sicuramente uno dei casi più interessanti per come appunto, per quello che ha generato, no? Per la ricezione critica, per il dibattito che praticamente è durato quasi un anno, si è aperto alla fine di gennaio del 1960 e si è chiuso poi sostanzialmente dopo l'estate di quell'anno. È uno dei casi più interessanti, anche uno dei più casi, dei casi più interessanti da studiare, noi l'abbiamo fatto per questa ricerca, per questo lavoro diciamo inedito, guardando soprattutto a due cose. Abbiamo guardato a quello che è, lo diceva prima Don Davide, il cuore di questa vicenda, cioè il rapporto con la cultura cattolica. In particolare poi in gioco c'è il tema di come il mondo cattolico guarda il cinema da quel momento in avanti, e abbiamo provato anche ad andare a vedere alcuni documenti, diciamo, non propriamente inediti, ma sicuramente dei documenti meno noti, soprattutto perché, come vedremo fra poco, questo dibattito praticamente è stato tutto tenuto sulle pagine dei giornali e delle riviste, e una fonte interessante che siamo andati a guardare sono le fonti audiovisive. Cioè siamo andati a guardare, per esempio, che cosa di questo dibattito si riverberava nella televisione pubblica, quindi in Rai. Quindi abbiamo guardato tutto il materiale dell'archivio Rai, oltre ad altre cose, per esempio attraverso l'archivio Luce, Settimana Incom e via dicendo. Quindi sostanzialmente quello che volevo fare in questi 20 minuti sarà cercare di ricontestualizzare un po' questo grande dibattito, e poi nella seconda parte provare a venire ai materiali audiovisivi, in qualche modo, ripeto, inediti. In particolare c'è un pezzo di un'intervista che è molto interessante, molto bella, un'intervista del 1964 che Sergio Zavoli, che peraltro abbiamo quindi l'occasione anche di ricordare, fa a Padre Angelo Arpa, che è uno dei gesuiti di Milano e che è una figura chiave in tutta questa vicenda. Allora, per provare un pochettino a dire alcune cose generali, in primo luogo la prima osservazione che colpisce nel ricostruire questo caso è il fatto che questo caso è stato anche molto studiato. Esiste una vera e propria letteratura scientifica di studiosi di storia del cinema, in particolare, che lo hanno studiato, e lo hanno fatto sotto due punti di vista. Da un lato ci sono quegli studiosi, cito per esempio il mio collega Tommaso Subini, ma anche Gheda e altri, che hanno soprattutto guardato al rapporto appunto tra questo caso e la cultura cattolica. E altri studi invece hanno cercato di inserire questo caso della Dolce Vita all'interno di una interpretazione più generale della poetica e del cinema di Federico Fellini. Una cosa, a mio avviso, è interessante, lo accennava anche Don Davide all'inizio, è interessante il fatto che tutti questi studi ricostruiscono anche in maniera piuttosto precisa alcuni passaggi, che sono dei passaggi in gran parte pubblici. Poi ci sono una serie di lettere, quindi diciamo di materiale epistolare interessante, ma in qualche modo quello che manca, a mio avviso, nel ricostruire questo caso è un po' un'interpretazione generale, ed è quello che cercheremo di andare a fare questa mattina. Un'interpretazione generale che ovviamente riguarda proprio il tema che abbiamo un po' enunciato all'inizio, cioè in che modo questo caso va a cambiare, no, anche l'atteggiamento, l'approccio della cultura cattolica nei confronti del cinema. E difatti vedremo come su questo caso si scontrano due visioni che sono sostanzialmente contrapposte. C'è una visione, che se vogliamo, una visione più tradizionale. Il 1960 in qualche modo è veramente uno spartiacque, una visione più tradizionale, un atteggiamento più tradizionale che la cultura cattolica ha nei confronti del cinema, l'idea che il cinema sia uno strumento in primo luogo educativo, c'è una preoccupazione nei confronti del pubblico, e quindi c'è un atteggiamento nei confronti del cinema che è un atteggiamento di carattere, diciamo,
potremmo definirlo contenutistico morale. E da questo punto di vista la dolce vita fa un grande problema, no? Poi vedremo per quale ragione. Dall'altra parte siamo nel 1960, negli anni proprio precedenti hanno iniziato a svilupparsi anche degli studi sul cinema, no? Nasce la filmologia, no? Arriva la filmologia in Italia, e quindi l'altro lato della medaglia è rappresentata da, appunto, in primo luogo da quei gesuiti milanesi che propongono un approccio più complesso, sia al linguaggio cinematografico. La Dolce Vita non è un film semplice, è un film che richiede una interpretazione, una lettura complessa, e anche un approccio, se vogliamo, più complesso a come si può pensare al pubblico, un pubblico non necessariamente come dire, passivo e incapace di capire le cose, ma un pubblico che invece può avere gli strumenti per poter interpretare, appunto, questo film. L'altra cosa ovviamente è questa, che ma l'ho già accennata, che diciamo gran parte delle fonti dal punto di vista dello sguardo dello storico sono delle fonti anche praticamente pubbliche, perché tutto il dibattito avviene, lo vediamo fra poco, sulle pagine dei giornali e delle riviste specializzate, però era interessante andare a vedere che cosa si trovava nei materiali appunto audiovisivi. Cominciamo col dire che questo caso, potremmo dire, inizia il 31 gennaio del 1960 e inizia in occasione di una proiezione privata che viene organizzata a Milano dal Centro Culturale San Fedele, e a questa proiezione, lo ricostruiamo da diverse fonti, partecipa, poi peraltro, insomma, la proiezione a San Fedele viene, insomma, se ne parla sui giornali nei giorni successivi, partecipa un gruppo ristretto e qualificato di spettatori, qui cito proprio le cronache, composto da 7 padri gesuiti, una settantina di critici e giornalisti, segue un dibattito che viene coordinato proprio da padre Angelo Arpa, figura appunto centrale, poi ci ritorneremo, con la presenza di Federico Fellini. L'accoglienza dei gesuiti milanesi è unanime e positiva nei confronti del film. Ricorda appunto Alessandro Scurani che, pur rilevando alcune difficoltà di interpretazione, al San Fedele riconoscono e valorizzano il messaggio di denuncia coraggiosa, qui di nuovo cito, dello stile di vita di alcuni ceti della società e di certe ambiguità della religiosità anche popolare. E questo è un po' il punto di partenza. Dopodiché, dopo questa proiezione appunto privata, sostanzialmente il film viene distribuito nelle sale e inizia immediatamente a scoppiare un caso veramente molto, molto, come dire, dirompente, soprattutto proprio per la cultura cattolica. Il 6 febbraio Mario Verdone pubblica sul Quotidiano, organo dell'Azione Cattolica, una recensione entusiasta, definisce La Dolce Vita il più magico dei film di Fellini, ma inizia quello che sappiamo, un attacco molto, molto forte al film, che sostanzialmente viene in realtà un attacco al film, ma anche indirettamente un attacco a, di nuovo cito, quel clero che vuole dimostrarsi alla page fino a contravvenire ai valori cristiani, e quindi con l'accusa ai gesuiti di essere, di nuovo cito, di sinistra e di abbandonarsi alla forte di fronte alla pressione comunista. Il primo, diciamo, a fondo, ovviamente questo è molto noto, ma insomma va detto, va ricostruito, è quello del 7 febbraio del Secolo d'Italia, quindi con la stampa, diciamo, conservatrice, che chiede addirittura il ritiro della pellicola. Ma la cosa interessante è che qualche giorno dopo, l'8 e il 9 febbraio, invece esce un corsivo molto noto dell'Osservatore Romano, che non appunto firmato. Non firmato, anche se attribuibile forse, un corsivo nel quale sostanzialmente ci si scaglia di nuovo, è quello interessante leggerlo, contro il film, ma soprattutto contro i sostenitori della prima ora, stigmatizzando soprattutto il comportamento di quei cattolici che, agitando i turiboli, hanno veduto nel film valori trascendentali. Quindi qua
proprio si inizia a intravedere una spaccatura molto forte che riguarda appunto il mondo cattolico. L'Osservatore Romano peraltro poi dedica altri articoli in cui il titolo del film diventa Sconcia vita, schifosa vita, eccetera eccetera, e altro punto importante, Monsignor Albino Galletto, che era responsabile del Centro Cinematografico Cattolico, viene, diciamo, anche su sollecitazione di una lettera del Cardinal Montini, modifica, questo è molto importante in quel momento, modifica il giudizio morale sul film da sconsigliato a escluso per tutti. Ecco, il dibattito diventa talmente noto e pubblico che proprio Angelo Arpa, come dire, spiega un po' la posizione dei gesuiti milanesi su Paese Sera, quindi di nuovo su un giornale, e scrive: dal punto di vista etico, la dolce vita non permette confusione o debolezze di giudizi, ma il cinema ha inserito nel peccato un senso così profondo di amarezza, di noia, di sventura, di desolazione. Conclude: è un film che a mio parere non può far male a nessuno e che può far bene a tutti. Va ricordato, adesso non c'è ovviamente tempo di ricordare voi tutti, però va ricordato, ricorderei per esempio che sempre in quei giorni, il 14 febbraio, esce sul Tempo una recensione di Gianluigi Rondi che commenta la sterilità di questa polemica e scrive: l'accusa di immoralità scagliata con deciso vigore contro la dolce vita ignora i molti seri consensi che il film ha ottenuto da persone particolarmente qualificate da giudizi in sede morale, quindi fa riferimento evidentemente proprio ai padri gesuiti del San Fedele. E Diego Fabbri, un'altra personalità interessante, che scrive che risponde in un'intervista a Il Paese, dice: si parla di scandalo e sia pure, ma si tratta, sia ben chiaro, di quello scandalo salutare di cui parla il Vangelo, o porte tut scandala veniant. A questo punto cosa succede? Succede, e siamo di nuovo alla fine di febbraio, succede che esce il numero di letture nel quale si annuncia una recensione che viene proprio dai gesuiti di Milano nel numero successivo, e a questo punto una recensione di un altro padre importante, che è padre Nazareno Taddei, va ricordato perché lui era veramente un po' anche l'iniziatore di quello sguardo, se vogliamo, più complesso, no? Aveva conosciuto la filmologia, quindi dedica un'attenzione, come dire, molto consapevole al film. E che cosa succede? Si annuncia questa recensione e dalle lettere, dalla ricostruzione delle lettere, in particolare del Cardinale Montini, una lettera a padre Alberto Bassan, superiore della comunità di San Fedele, che chiede, cito, di trovare il modo di confortare negli animi di chi è stato spettatore del film, lo sarà un giudizio morale di riserva o di riprovazione, di dissipare in tutti la funesta impressione che siano proprio i padri gesuiti a sostenere produzioni e rappresentazioni di questo tipo. Qui, fra l'altro, si inserisce un altro aspetto molto interessante che è stato molto studiato attraverso proprio la corrispondenza tra Montini e Giuseppe Siri, il cardinale di Genova. La vulgata è quella che c'era una sostanziale contrapposizione, fra l'altro che ribaltava un po', no, gli schemi, no, con Montini molto negativo e Siri invece. E fra l'altro su questo poi torno alla fine, perché padre Angelo Arpa ha un ruolo, no? Perché era amico di Fellini e aveva diretto rapporto proprio con Siri. In realtà poi dai documenti, in realtà, diciamo, al di là e al netto dei toni che sono adottati, lo scambio epistolare tra Montini e Siri in realtà fa vedere una vicinanza di visioni, no? Perché Montini cosa dice? Dice in realtà dice di non aver visto il film, ma di affidarsi nel suo giudizio unicamente al proprio ufficio cinematografico, e la preoccupazione che Montini esprime è quindi molto legata non tanto al contenuto del film, ma al fatto che il film stava generando tutte queste polemiche, stava avendo anche successo, e
quindi una preoccupazione legata a come il film potesse, diciamo, avere un impatto sul pubblico. Era questa un po' la preoccupazione principale. E di fatto Siri la condivide, dice che sì, un conto è quella proiezione fra persone consapevoli che hanno visto il film, un conto invece che il film arrivi ad un pubblico di massa per il quale appunto si condivide questa posizione problematica. Ecco, naturalmente qui il dibattito davvero deflagra, nel senso che tutti intervengono, anche ovviamente al di fuori, diciamo, del ristretto ambito della cultura cattolica, intervengono riviste anche di impostazione marxista. Adesso non c'è ovviamente tempo di entrare, ma Mario Rosio, Edoardo Bruno e così via, e in particolare, e tra l'altro la cosa interessante è che tutti quanti, anche i critici, tornano poi di fatto sulla questione del rapporto con la cultura cattolica. Su Film Critica viene fatto intervenire Pierpaolo Pasolini, che appunto scrive di qua, di nuovo cito: soltanto i clerico-fascisti romani, soltanto i moralisti capitalisti milanesi possono essere così ciechi da non capire che con La Dolce Vita si trovano davanti al più alto assoluto prodotto del cattolicesimo di questi anni. Quindi una posizione veramente molto forte che torna su questo tema. Finalmente esce la recensione di letture di Padre Nazareno Taddei, e diciamo che Padre Nazareno Taddei, nonostante come l'ammonimento, in realtà non la prende leggera, anzi definisce La Dolce Vita un film sostanzialmente cristiano, nonostante le sue incertezze, o almeno nella più severa delle interpretazioni un film precristiano, in quanto dopo aver testimoniato il crollo dei miti dell'era che muore, prospetta le basi naturali sulle quali si profila e può radicarsi l'esigenza cristiana. Taddei rileva la complessità del film e quindi la possibile difficoltà di interpretazione, ma di nuovo chiude in maniera più positiva nei confronti della possibilità che il pubblico possa comprendere La Dolce Vita, dicendo: oggi il grosso pubblico ha raggiunto in gran parte un secondo grado di lettura, e si deve aggiungere anche che i giovani riescono a leggere il film meglio degli anziani. A questo punto però, uscita la recensione, inizia tutto quello che dicevamo all'inizio, nel senso che effettivamente con la recensione di Taddei, insomma, i gesuiti non seguono l'indicazione del Vescovo di Milano, e sostanzialmente Taddei arriva immediatamente l'ordine di partire in esilio, c'è proprio questo riferimento. Il superiore della comunità del San Fedele, Alberto Bassan, che abbiamo citato prima, viene deposto dall'incarico, e Padre Arpa riceve anche lui un monito e gli viene, diciamo, vietato di guardare film per un anno. Il fascicolo venne ritirato, se non ricordo male. Come? Almeno nella città di Milano venne ritirato questo numero di letture. Sì, assolutamente, sì, il numero viene anche ritirato. E a questo punto la vicenda, almeno per quanto riguarda la cultura cattolica, l'ambito cattolico, si va a chi ufficiale della Civisce in maniera diretta le tesi di Nazareno Taddei, secondo cui il film sarebbe un film cristiano. E qui sostanzialmente siamo dopo l'estate, siamo a settembre del 60, e qui la vicenda sostanzialmente si chiude perché in realtà proprio questo caso genererà una lunga incomprensione e freddezza tra Fellini e il mondo cattolico, che si andrà rimarginando davvero molto più avanti, forse potremmo dire negli anni Ottanta, quando con il trittico La Nave Waginger e Freda Intervista le segnalazioni cinematografiche danno un giudizio positivo, e poi definitivamente, per citare di nuovo Rondi, nel 93 la Rivista del Cinematografo fa una per Fellini. E questo è, diciamo, veramente molto in sintesi. Ho cercato anche di fare riferimento alle fonti, questo è un po' in sintesi la vicenda. Che cosa troviamo che cosa di questa vicenda si ritrova invece sugli archivi, su queste fonti in qualche modo meno studiate, che sono gli archivi audiovisivi? La cosa interessante è che si trova veramente molto poco.
si trova poco perché quello che ritroviamo sostanzialmente sono una serie di riferimenti nella settimana Incom al film, di cui però, su cui però non si cita in nessun modo tutta la querelle, ma si va esclusivamente sul tema della mondanità del film. E, in sostanza, non troviamo. La cosa che peraltro mi ha molto colpito è che, per esempio, negli archivi della RAI non ci sono riferimenti alla Dolce Vita fino a quando il film non vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Quando viene dedicata un'intervista di Piero Mazzarella a Federico Fellini, e però anche in questo caso non ci sono riferimenti alla polemica, ma o perlomeno dei riferimenti soltanto molto, molto indiretti. Fellini nell'intervista si rivolge direttamente agli spettatori e non invece ai critici, e suggerisce loro un atteggiamento ricettivo di totale abbandono: non cercate di interpretare o capire, perché sono le passioni, le speranze, le paure, le angherie, le angosce, le sporcizie di un uomo che si ritiene come voi. Nessun quindi riferimento davvero alla querelle, che invece era molto molto presente sulle pagine dei giornali. Quando è che riusciamo a trovare un materiale che, sebbene non in maniera diretta, ma di nuovo lo sentirete, adesso vi faccio brevemente sentire tre passaggi, dobbiamo aspettare il 1964, di fatto è uscito 8 e mezzo, questa intervista che citavo all'inizio di Sergio Zavoli a Padre Angelo Arpa, che come avete visto è stato un personaggio importante di tutta questa vicenda, è a mio avviso forse il documento più bello, più interessante che abbiamo trovato, perché di fatto Padre Angelo Arpa, che ricordo era in collegamento diretto sia con Fellini che con Siri, aveva aiutato Fellini proprio perorando la causa delle notti di Cabiria presso il Cardinal Siri, e quindi questa intervista è particolarmente bella perché, sebbene di nuovo non si faccia riferimento esplicito a tutto il caso, però si dà modo, no? Sembra anche in qualche modo che le cose siano un po' cambiate, no? Si dà modo ad Angelo Arpa di spiegare questo caso. Fra l'altro, Angelo Arpa, quasi in maniera a cadenza quinquennale, partecipa a delle trasmissioni televisive fino alle ultime, quando è molto, molto anziano. Cominciamo ben estate nel 2002, in cui sostanzialmente viene sempre chiamato in causa proprio per ricordare questa vicenda. Che cosa ci dice Arpa nell'intervista a Zavoli? Beh, diciamo, è molto bella l'intervista perché torna davvero su quelli che sono i temi fondamentali e spiega un po' le ragioni per le quali appunto i gesuiti del San Fedele hanno così fortemente difeso il film nonostante tutte le difficoltà che poi hanno incontrato. In particolare vi volevo rapidamente far vedere, sono delle clip brevi, tre passaggi di Arpa intervistato da Zavoli. Nel primo padre Arpa commenta il bisogno di credere, la necessità di conforto della fede che vengono espressi da Federico Fellini, si smarca un po', ricordiamo sono passati comunque 4 anni, dall'idea che il film sia un film cristiano, ma prova a ricondurre il film a quell'ansia esistenziale, manifestazione di, dice, un umanesimo profondo e sincero. Vediamo se riusciamo anche a far partire questa clip. Quale valore attribuisce, padre, al senso di colpa e ai motivi di speranza che sempre ricorrono nei temi di Fellini? Beh, la colpa come peccato in Fellini è un concetto piuttosto ambiguo. Egli non vede tanto il peccato come colpa, ma come pena, con una compassione piuttosto che come rimorso. Direi che vorrebbe piuttosto
liberare la colpa dal male che provoca piuttosto che liberarsi dalla colpa. È un atteggiamento costante nei suoi personaggi, lo si vede in questa facilità di cadere, di ricadere, di riprendersi e di sperare. Quindi è un senso di colpa, non direi cristiano, ma umanamente è già un senso di comprensione del male che si avvicina a quel cristianesimo che chiede per prima cosa di capire, per poi compatire. Ma questo bisogno di facilità, di generosità altrui, di aiuto gratuito, non crede possa celare qualche inganno nella coscienza di Fellini? Oppure semplicemente così un'innocente, disarmata, anche se un po' pigra, nostalgia di Dio? Direi che piuttosto che inganno è ingannevole, in quanto è illusorio. Però anche qui Fellini è sincero. Egli profondamente crede nell'uomo, nella vita. E vorrebbe che a un certo punto l'uomo e la vita si liberassero da tutto quello che può portare incertezza, equivoco, o meglio, non bellezza, non comodità, non soddisfazione. Quindi casomai è una visione che ha un limite. Ma il limite a quale egli è arrivato è che partecipa con una grande generosità a tutti quanti gli altri. Ed è un limite che nonostante tutto positivo, perché offre a ciascuno e a tutti sempre in ogni circostanza la possibilità di riprendersi e di camminare. Questo lo spiega perché Fellini in tutti i suoi film l'ultimo motivo sarà immaginato, sarà sognato, sarà atteso, sarà intuito, ma è sempre qualche cosa che fa sperare. La disperazione gli ripugna, direi fisicamente, quanto gli è comodo scappare. Allora, come avete visto, ripeto, è già uscito 8:30, siamo alle 64 e qui con le immagini del finale della Dolce Vita si fa riferimento a uno dei punti che era stato particolarmente oggetto di polemica, perché il finale era quello che divideva in maniera molto profonda l'interpretazione che ne dava appunto padre Taddei e Baragli sulla Civiltà Cattolica, proprio su questo finale, no, che è un'apertura in qualche modo alla speranza o alla grazia. Ne parleremo poi anche con padre Spadaro, insomma. Faccio vedere l'ultima, la seconda e ultima certo clip. Il barocco felliniano è stato capito soprattutto da voi gesuiti. E ci trova un rapporto? Può darsi che ci sia in questo senso, che il barocco contiene una certa ambiguità, che non è doppiezza, non è falsità. Questa bivalenza di essere e non essere, in questo senso che il barocco è un po' un tentativo del profano di trasformarsi in sacro e dell'umano di arrivare addirittura al divino. Se questo può essere una ragione di un rapporto fra il barocco di Fellini e l'amore del barocco dei gesuiti, può darsi, non ce la vedo troppo comunque. Preferisco invece appellarmi a qualcosa che mi sta dentro. Ho l'impressione che lei, così, con simpatia, ma anche con una certa curiosità, abbia insinuato costantemente una domanda che vorrebbe una risposta, cioè dire, mi dica un po' padre, lei forse conosce Fellini, che cosa c'è di cristiano in Fellini? Che cosa rimane ancora di cristiano in Fellini? Direi che rimane l'ambiente di tutto il suo mondo artistico, l'ambiente, il clima, l'attesa, il desiderio. Sempre la speranza. Perciò Fellini, di fronte alla verità, è un uomo che ricerca con sincerità e con passione. Di fronte al bene e al male non è indifferente. Poi vede, a un certo punto è caduto anche in questo equivoco, di essere tenuto un regista cattolico. E si aspettava finalmente un regista cattolico che parlasse di Dio, della verità, del bene, vero? In questo senso Fellini è il meno cattolico che esista. Perché, vede, Fellini non sarà mai
un apostolo della verità e del bene in questo senso, e neppure un apostolo o un propagandista del cristianesimo e del cattolicesimo. Fellini, a mio avviso, resta una testimonianza inquieta, non inquietante, dell'uomo che vive nell'anno di Cristo 1964. Quindi qui parte la domanda sul barocco felliniano, il tentativo profano di trasformare in sacro, di trasformarsi in sacro dell'umano, di arrivare al divino, e toglie di mezzo quell'equivoco, come lo definisce, di Fellini regista cattolico, che era poi però il tema di fondo, no? Dell'anche abbiamo visto Pasolini, riconoscendo a Fellini di essere non un propagandista del cattolicesimo, bensì, come avete sentito, la testimonianza inquieta, non inquietante, dell'uomo contemporaneo. Vengo, e spero di essere stato nei tempi, davvero alle conclusioni. Dicevo all'inizio che quello che pur in questo puzzle di frammenti, di fonti, che sono appunto quelle che abbiamo citato, le epistole, le fonti dei giornali e poi anche queste audiovisive, a mio avviso quello a cui ci siamo trovati di fronte nel ricostruire tutto questo caso è un po' la carenza di un'interpretazione complessiva, di un'interpretazione generale, no? Di questo, di perché è successo tutto questo, no? E allora l'ipotesi che abbiamo provato ad avanzare è che il 1960 rappresenta veramente uno spartiacque, un crinale, un momento di cambiamento proprio relativo al rapporto che la cultura cattolica ha nei confronti del cinema. Ed è un momento di passaggio importante per le ragioni che abbiamo visto prima, uno scontro di due posizioni, una più tradizionale che in qualche modo affondava, no, anche nelle encicliche precedenti, nell'atteggiamento che la cultura cattolica aveva avuto fin dagli anni 30 e 40 nei confronti del cinema, e invece una sensibilità nuova che emergeva nel corso degli anni 50 e che era davvero molto più attenta. Attenta a che cosa? Due aspetti, a mio parere, che sono l'idea del film, del testo filmico, potremmo dire, no? Come un testo non immediatamente leggibile, non quindi con un atteggiamento di puramente contenutistico sul film o moral contenutistico sul film, ma come un oggetto da analizzare, come un oggetto complesso, ricco, che si presta appunto ad essere analizzato e letto in vario modo. L'altro tema, a mio avviso, molto importante, che secondo me poi davvero apre tutta una, nonostante poi i rapporti si siano, come dire, no, ricuciti soltanto più avanti, ma porta la critica cattolica e la cultura cattolica ad avere un atteggiamento diverso da quel momento in avanti, no, progressivamente diverso nei confronti del cinema, è il rapporto con il pubblico. L'idea che il pubblico, diciamo, non sia semplicemente da educare in maniera un po' paternalistica, ma invece possa avere degli strumenti per leggere questo testo complesso che è il cinema. Grazie a tutti. Grazie Massimo. E invito a raggiungermi qui sul palco Padre Antonio Spadaro. E la civiltà cattolica è stata citata precedentemente da Massimo Scaglioni. Come diciamo l'organo, se vogliamo anche ufficiale, no, della Santa Sede, che un po' chiude questa, sì, in maniera impropria si dice, però era, si diceva l'eco, no, della Santa Sede, chiude un po' questa polemica con una doppia stroncatura di Enrico Baragli, la prima contro l'idea che il film appunto sia un film religioso o cattolico, e la seconda è uscita un mese dopo contro quei cattolici che appunto avevano agitato i turiboli, no? Di cui parlava Massimo, diffondendo questa mistificazione, insomma, che il film fosse un film da consigliare. Però non è la posizione della civiltà cattolica rimasta tale poi nel corso degli anni, perché lo abbiamo già visto negli anni 60, anche all'interno appunto della critica cattolica c'è una pluralità di discorsi, no? C'è anche una ricchezza di articolazione critica, e poi nel tempo questa pluralità di discorsi, questa capacità di rielaborare il pensiero tocca anche coloro che in un primo momento avevano opposto uno sdegnato rifiuto nei confronti della dolce vita. Le chiedo un po'
di ripercorrere anche questo momento poi di trasformazione, no, del pensiero, e se vuole anche partire appunto dalla posizione di Barai, che io ho riletto, e devo dire che Barai comunque, quando stronca il film, lo fa con veramente la dottrina cattolica davanti, cioè è una stroncatura molto articolata, molto elaborata. No, sì. Tanto grazie a Massimo Scaglioni, perché praticamente ha detto almeno metà delle cose che avrei voluto dire, quindi il mio intervento sarà assolutamente più breve. E d'altra parte, e poi soprattutto per averci fatto rivedere il padre Arpa, perché è un genio assoluto della comprensione del film, da un punto di vista che però fino adesso non è emerso con grande chiarezza, perché tutto il discorso è rimasto per adesso a livello cinematografico, quindi di valore del film, lettura, reazione del pubblico. In realtà la motivazione, perché questo film ha fatto una cosa straordinaria, ha fatto litigare i gesuiti. Allora, come voi sapete, non c'è un gesuita che la pensa come un altro gesuita normalmente, quindi questo per noi è un'esperienza ordinaria. Però su questo i gesuiti si sono scontrati, perché in realtà la vera questione che questo film pone al mondo cattolico è la questione della grazia, una questione tipicamente, squisitamente teologica. Allora, prescindere da questo e rimanere esclusivamente in un ambito di cinematografia, di critica cinematografica, significherebbe non capire in fondo la radice del conflitto, perché i gesuiti non litigano per le visioni del film. A volte, quando vediamo, io con la mia comunità, dei film, ognuno ha un'opinione diversa e nessuno si scandalizza. Il problema è che c'è una visione di Dio che in quegli anni si sta, di chiesa che stava maturando, e tutte le tensioni si sono concentrate, no, in maniera nervosa, in maniera aggressiva, se volete, su quel film, e quindi poderosamente sono esplose nel momento in cui i gesuiti sono entrati in qualche modo in conflitto tra di loro e con le gerarchie. Quindi questa è la chiave di lettura che vorrei porre. Certamente il padre Taddei, ha detto molto bene appunto Massimo, ha già illustrato la sua posizione. Io vorrei citare di quell'articolo che tu citavi, uscito su Letture nel marzo, no, del 60, una sua espressione. È un'intuizione splendida quella che ha guidato Fellini nell'aprire il film con la sequenza del Cristo, e l'abbiamo vista prima qui al finale, e nel chiuderlo con quella di Paolina. L'intuizione dell'incarnazione del Cristo, che continua, sebbene non avvertita, nel suo corpo mistico, che si fa visibile attraverso il volto dell'innocenza in un mondo impastato di peccato. Ed è nella luce di questa imponente intuizione che si può capire il pieno significato tematico della dolce vita. Un padre gesuita che poco emerge in questo dibattito e che vorrei ricordare è un illustre professore dell'Università di Sassari, il padre Guidobaldi, che è entrato pienamente in questo dibattito. Tra l'altro padre Guidobaldi, che seguì per un certo periodo anche Andrea Camilleri, quindi una figura assolutamente di spicco quando Guidobaldi era a Livorno. E quando Guidobaldi, appunto, quando esplose lo scandalo della dolce vita, si stava occupando di oratoria sacra del Seicento, Bartoli, Segneri, tutti i gesuiti, e disse che secondo lui il film assomigliava a un quaresimale barocco. Grande intuizione, barocco. Questo è il punto. Forse Arpa aveva perso questo collegamento, che invece Guidobaldi da Sassari aveva intuito e sviluppato. Cioè, imitazione di quanto facevano i grandi oratori in quello che gli spagnoli chiamavano il siglo de oro, Fellini prende di mira i falsi valori che affascinano l'uomo del suo tempo. Cioè, la visione di Guidobaldi è che in fondo la dolce vita, cioè Fellini, mette in scena il teatro delle vanità, e quindi automaticamente compie una critica corrosiva a quel mondo borghese che lui poneva. Quindi era un gesto critico che si fondava sull'ostentazione di quello che lui voleva criticare. Quindi alla fine si poneva, secondo la visione di Guidobaldi, il giudizio di coscienza nella coscienza dello spettatore, che vedendo quelle immagini ne veniva in qualche modo orripilato, comunque ne veniva colpito negativamente. Ritornando sull'argomento, in un articolo scritto nel 93, appunto, che non era stato, mi pare, citato prima,
Taddei ricorda i colloqui avuti con Fellini mentre stava scrivendo quell'articolo per Letture. Taddei era persuaso, in base all'applicazione del suo metodo di lettura, che il sorriso, e questo è importante, di Paolina che abbiamo visto prima, rappresentasse la grazia, e questo è un punto di svolta fondamentale per la comprensione del film. Quindi, diciamo, anche se lui, Taddei, nutriva qualche dubbio circa le intenzioni con le quali Fellini avrebbe accettato di misurarsi su un tema così profondamente teologico, quindi esplicitamente teologico, però per lui era chiaro, il volto di Paolina che abbiamo visto prima nel filmato era il volto della grazia. E scrive: nei nostri incontri non si era mai parlato di grazia, però un giorno gli chiesi a Fellini: cos'è secondo te la grazia di Dio? Mi rispose di botto, questo è Fellini: che cos'è la grazia se non quella realtà, come Paolina, che tu non capisci e la rifiuti? E lei sorride e ti dice: vai pure, mi troverai sempre qui ad aspettarti. Questa è la grazia. Puoi anche andartene via, perché tu devi sapere che io sarò sempre qui ad aspettarti. C'è un discorso di amore, assolutamente di amore, ma che diventa in trasparenza un messaggio della grazia di Dio. Dunque il film era una grande inclusione teologica, questo voglio dire, non è solo va bene per i cattolici, non va bene per i cattolici, ma qui c'è in gioco una teologia, una visione del mondo, una visione della vita, una visione di Dio. Cioè, questo film diventa sconvolgente perché mette in crisi una visione di Dio e del mondo, una grazia che, al di là del fatto che tu la ami o non la ami, ti aspetta comunque. Gesuiti e domenicani hanno litigato per secoli su questa questione, quindi voglio farvi capire che in realtà la questione dolce vita si inserisce in un dibattito teologico immensamente più grande di quello che possiamo trattare qui. Baragli, mio confratello, ho vissuto 10 anni con lui, morto a 93 anni, persona simpaticissima, certamente ha scritto lui, come tutti penso ben sapete, l'Inter Mirifica del Concilio Vaticano II, quindi pioniere assoluto. Di fronte a questo film prende una reazione, come è stato detto, decisamente negativa, anche se estremamente articolata, cioè da intellettuale. E dice sostanzialmente 3 cose, per fare un sunto molto, molto veloce. Per Baragli il film non era realistico, quindi la posizione di Guidubaldi non l'accetta, perché dice: ma no, in realtà per La dolce vita è un film fantastico poetico, dunque è vero solo nella fantasia di Fellini, non ha un aggancio con la realtà, quindi nega la dimensione realistica del film e quindi toglie dai piedi la base che permetteva alla posizione di Guidubaldi di stare in piedi. Quando poi i gesuiti litigano, non è che litigano così, cioè cominciano a essere corrosivi tagliando, diciamo, dalle basi le motivazioni. E quindi Baragli, in questo senso, da persona intelligente, dice: la prima cosa da fare è negare il realismo di quel film. Ricordatevi sempre che la grazia di Dio si può fondare solo su un realismo, sul realismo perché la grazia agisce all'interno della storia, quindi se tu togli la dimensione storica crolla come un castello tutto quanto. Secondo, dice, qui cito Baragli: non neghiamo che il problema fondamentale dello sconquassato mondo moderno, in parte rievocato dal film, sia problema religioso, non lo neghiamo. Neghiamo tuttavia che il film dica ciò esplicitamente, o che almeno induca a pensare così lo spettatore, perché Fellini non vi ha potuto trasfondere una ben definita tematica religiosa che non ha. Quindi nega radicalmente la religiosità di questo film, perché Fellini non ha una tematica religiosa definita, anche se non nega che in qualche modo il problema fondamentale dello sconquassato mondo moderno sia ovviamente un problema religioso, e questa è, diciamo, un'ovvietà. Terzo punto, per Baragli il film non era educativo, come Guidubaldi e certa critica cattolica evidentemente voleva dire. Afferma, scrive Baragli, non è affatto necessario ed educativo dire tutto a tutti, anzi è dannoso, quindi immorale, portare l'insegnamento fino ai particolari del male morale, che una volta erano vergognosi segreti degli scostumati di mestiere. Quindi questi 3 punti che Baragli, ripeto, con la sua finezza, perché era un uomo fine e estremamente intelligente, che con la sua motoretta
andava da cinema in cinema per vedere le cose con la sua talare, io, indimenticabile, personaggio indimenticabile, però praticamente sega dalla base ogni possibilità che questo film possa essere un diciamo possa avere un significato religioso. Allora, qui appunto vengo al punto che è fondamentale, cioè per Taddei cioè la questione è la speranza e la grazia. C'è speranza? C'è grazia in questo mondo? Allora, per Taddei questa speranza è rappresentata da Paolina, incarnazione della grazia che si dona. Con quel suo sorriso, scriveva Taddei, in primo piano che chiude il film, Paolina sembra dire: io esisto di fatto al di fuori di te, anche quando tu mi rifiuti. Tu te ne vai col tuo branco, io resterò sempre qui, tu te ne vai al di là del fosso che ora ci separa, ma può darsi che dove tu vai mi ritrovi ancora davanti, io esisto. Questa è la tattica della grazia per Taddei, splendida questa espressione. Al contrario, Baragli lamenta, in un paragrafo del suo saggio intitolato «Dov'è la speranza?», l'assenza di una prospettiva salvifica. Un po' Baragli aveva ragione, perché lo studio dei documenti di sceneggiatura sembrerebbe appunto dare ragione a lui. La sceneggiatura data alle stampe prevedeva infatti un finale carico di speranza, in cui Marcello si lasciava attirare dal richiamo dell'innocenza di Paola, dando quindi così ascolto al suo anelito. Mentre, scrive Baragli, giustamente Baragli nota, confrontando quindi la sceneggiatura pubblicata e poi il film, Baragli giustamente dice: nel corso delle riprese il finale positivo documentato dalla sceneggiatura data alle stampe trascolora in un irresistibile e definitivo trionfo del male. Perché se ne va? Allora, la posizione di Baragli non è una posizione sconsiderata, si basa anche su dati fattuali, ma anche qui c'è da interpretare, perché Taddei interpreta ancora più profondamente l'allontanamento, no, di Marcello Mastroianni come un allontanamento che non nega, ma addirittura conferma il valore della grazia, per cui anche quando tu te ne vai la grazia sta là, come l'amore. Se tu ti innamori, l'altro si può anche andare, ma tu rimani innamorato, così la grazia, e questo il parallelo è perfetto. Ecco, però voglio dire, Baragli non era uno sconsiderato e su dati fattuali imposta il suo discorso. Concludo ricordando una grande figura di cui commemoriamo adesso un anno dalla morte, il padre Virgilio Fantuzzi, grande amico di Fellini, grande scrittore di Civiltà Cattolica, persona dalla grande intuizione con cui ho vissuto per 20 anni, ecco, insieme, quindi mi ritenevo il suo migliore alunno. Lui si è sempre ribellato, ma prima di morire mi diede il suo ultimo libro con una dedica al mio migliore alunno. Questo sento di dirlo con simpatia. Un grande uomo che intervistò Fellini, e in una intervista Fantuzzi, padre Virgilio Fantuzzi, scrittore per 40 anni di Civiltà Cattolica, scrisse: più che di riabilitazione, stiamo parlando appunto degli anni recenti, si trattò di un atto di giustizia e di risarcimento verso Fellini. Civiltà Cattolica è in debito nei confronti di questo maestro del cinema per gli sgarbi e le cattiverie subite. Occorreva riconoscere la grandezza di un genio che con il suo retroterra cattolico ha in fondo raccontato, a volte in modo implicito e con originalità, il suo rapporto con la fede, ma anche con i riti della Chiesa. In alcune sequenze dell'intervista, dove Mastroianni e la Ekberg rileggono La dolce vita 30 anni dopo, ho sempre riscontrato un aspetto di spiritualità nella carnalità. Di spiritualità nella carnalità. E non è un caso che Fellini si sia ritrovato in molte delle mie osservazioni, ed è forse anche per questo che simbolicamente, durante le lavorazioni di La voce della luna, decidemmo di raccogliere la sua prima intervista alla Civiltà Cattolica nella sede della rivista Villa Malta a Roma. La vera posta in gioco, quindi, non è una questione di pura critica cinematografica o di reazione del pubblico più positivo o negativo, peggio ancora, non è una reazione che tocca le questioni del puro moralismo, ma è una questione che in realtà riguarda un capitolo della storia del mondo e della vita della Chiesa, cioè gli anni del Concilio Vaticano II. Quindi di fatto queste due posizioni erano reazioni a un'accoglienza radicale e profonda
della visione della Chiesa come maturava nel Concilio Vaticano II, e una visione che invece le era resistente, profondamente resistente. Quindi un dibattito profondamente teologico. Ricordiamoci che il documento Gaudium et Spes, al numero 59, documento fondamentale del Concilio, si legge: la cultura, scaturendo direttamente dalla natura ragionevole e sociale dell'uomo, ha un incessante bisogno della giusta libertà per svilupparsi, e le si deve riconoscere la legittima possibilità di esercizio autonomo secondo i propri principi. Allora, questo è il passaggio che sblocca radicalmente l'accoglienza della Dolce Vita come film inquieto ma non inquietante, come diceva giustamente Padre Arpa, e soprattutto c'è un passaggio, e con questo veramente finisco, che vorrei sottolinearvi, di un'intervista a Fellini molto bella, pubblicata sull'Unità, che Fantuzzi cita e che vorrei leggervi perché mi sembra conclusione perfetta di questo discorso che ho semplicemente aperto, cioè la Dolce Vita, questo volevo fare oggi, come questione squisitamente teologica. Sono affascinato, scrive, cioè dice Fellini all'Unità, dall'aspetto poliedrico della vita, dal suo polimorfismo. Ammiro Bergman e Dreyer, artisti che sono riusciti a convincermi e ad emozionarmi, ma non riesco a capire come ci si possa sentire protetti da idee così, parla della posizione cattolica, della visione cattolica, sentire protetti da idee così rigide e severe senza subire una compressione che minaccia la vita stessa della creatività. La mia parte immatura, monellesca, ribelle, mi spinge naturalmente a guardare con ammirazione all'aspetto forte di queste visioni, quello del rigore e della consapevolezza. Nello stesso tempo avverto la presenza di qualcosa che per me sarebbe soffocante. Parla della cultura cattolica, soffocante. Mi riconosco invece in una religiosità fatta di solidarietà, questo è il punto, con le forze più contraddittorie, pericolose e conturbanti dell'esistenza. E questo dà ragione a Padre Arpa, chiarissimamente, e a Padre Guidubaldi, che da Genova e da Sassari dicevano la stessa cosa. Allora, la religiosità, per me questa veramente chapeau, cioè io qui ci rifletteremo su questo punto, religiosità fatta, no, di solidarietà con le forze più contraddittorie, pericolose e conturbanti dell'esistenza, che con la grazia non fanno più paura. Il sorriso di Paolina sta là e rimane là. Questa è la forza. Ma non è questa la vera forza del Vangelo, del messaggio di Cristo, al di là di qualunque moralismo e clericalismo? E allora questo è il messaggio che voglio dare, che è il messaggio di Padre Fantuzzi, critico cinematografico di Civiltà Cattolica: comprendere come alla fine di tutto questo dibattito, qui la vera questione è la solidarietà del cristianesimo con le contraddizioni della vita umana. Grazie Padre Antonio Spadaro, grazie di averci permesso di andare così in profondità in quello che lei stessa ha definito un caso ancora aperto e di cui magari lavoro di scavo, questo lavoro un po' a ritroso su uno dei film fondamentali della storia del nostro cinema. Cito un film, un documentario che è stato presentato qui alla Mostra del Cinema di Venezia ieri, che dal titolo potrebbe riproporre un problema teologico, perché la verità sulla Dolce Vita, la verità è un problema teologico non da poco, ma non è questo il caso. Io invito il suo autore Giuseppe Pedersoli a raggiungermi qui sul palco e lo accogliamo con un grande applauso. Ti presento così, sì, entro un attimo nel discorso che porti avanti col documentario. Giuseppe Pedersoli ha un cognome che probabilmente chi frequenta gli spaghetti western sicuramente gli ricorderà un altro Pedersoli, Carlo, il mitico Bud Spencer, che ha segnato in un altro modo, ma probabilmente nella stessa epoca, il nostro cinema.
ma lui è anche il nipote del, secondo me, dell'artefice a pari merito con Fellini della Dolce Vita, che è Giuseppe Amato, uno dei produttori più importanti del nostro cinema. A lui dobbiamo anche Umberto D, un'altra scommessa molto coraggiosa, ma anche film un po' di cassetta diremmo oggi, ma non Francesco erano Giullare di Francesco Giullare di Dio, grazie di avermelo ricordato, e film come un po' più popolari, insomma, che poi permettevano però di rischiare dei capitali appunto su film come questo. Tu ripercorri un po' la complessa vicenda produttiva della Dolce Vita, partendo da un episodio, da un aneddoto che calza a pennello con l'incontro di oggi, cioè del viaggio che tuo nonno fa nel momento in cui deve decidere se appunto fare o non fare questo film a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Il mio progetto inizialmente doveva intitolarsi Vietato per tutti, perché questa idea che un'espressione artistica, culturale, dovesse essere accantonata, nascosta, mi colpiva moltissimo. E Giuseppe Amato, in questo caso in totale accordo con Federico Fellini, rilasciò un'intervista pochi giorni dopo l'uscita del film, nel quale spiegava perché si riteneva offeso delle polemiche che stavano colpendo la Dolce Vita, ritenendo che la censura in nessun modo dovesse limitare la possibilità del pubblico di valutare il lavoro di Federico Fellini. Ci tengo a dire che questo viaggio veramente avventuroso e romanzesco di Giuseppe Amato per farsi benedire il progetto della Dolce Vita, che ancora in quel momento non era suo perché era di proprietà di Dino De Laurentiis, non fu da lui in nessun modo pubblicizzato. Cioè, Giuseppe Amato era un uomo scaltro, anche un imprenditore che sapeva sfruttare la pubblicità, ma il suo rapporto con la religiosità era molto intimo. Questo viaggio che fece, noi l'abbiamo scoperto, mia madre stessa non ce l'ha mai raccontato perché non era quasi a conoscenza, l'abbiamo riscoperto attraverso un'intervista che rilasciò la persona Alvaro Mancori, suo collaboratore ed amico, che lo accompagnò fisicamente in questo viaggio e ne raccontò la tensione, la drammaticità, la necessità veramente mistica che mio nonno aveva nel farsi benedire, ma nel senso del farsi approvare un progetto che lui leggeva come estremamente difficoltoso da un punto di vista contenutistico. Così come non ha sfruttato le grandi polemiche che sono sorte all'uscita del film nel 1960, quando in altre occasioni invece aveva utilizzato, diciamo, le polemiche per creare un successo mediatico del film. Lui ne fu colpito profondamente, perché era convinto che quel film contenesse le cose interessantissime che abbiamo dette, che ho ascoltato e che richiederebbero ore e ore di ulteriore riflessione, perché al di là del giudizio morale che nessuno di noi forse è legittimato a dare, quando lo stesso regista dice in più interviste: io non volevo dare un valore moralistico ai personaggi che ho rappresentato, però non c'è dubbio che la fascinazione del peccato è latente o evidente in quasi tutte le sequenze della Dolce Vita. E per me, che ho conosciuto, io avevo 3 anni quando mio nonno è venuto a mancare, ma ce l'hanno raccontato come un uomo di profonda religiosità, con un uomo devoto alla Madonna di Pompei, un uomo anche in qualche modo scaramantico per la sua napoletanità, il pensiero che abbia collaborato e in molti aspetti anche avuto conflitti con Federico Fellini, che aveva evidentemente una profondità filosofica molto più poliedrica, molto meno ortodossa, molto più libera in un certo senso, deve essere stata un'avventura creativa e artistica interessantissima. Io, ovviamente, anche io non do giudizi morali, però devo dire che, analizzando il film che ho visto più volte in età matura, perché quando lo vidi da giovane non lo capivo, non riuscivo a capire quel film, poi abbiamo letto la sceneggiatura di cui abbiamo l'originale,
Che sfata un po' il mito che non esistono le sceneggiature dei film di Fellini. Beh, esistono. Evidentemente era molto ben custodita, certamente, perché non era divulgata, neppure il protagonista l'ha avuta prima di iniziare il film e forse neanche durante la lavorazione del film. Devo dire che leggendola la sceneggiatura è abbastanza precisa e puntuale rispetto al film che vediamo, eppure la trasposizione dalle parole scritte all'immagine, alla forza evocativa, alla spettacolarità di alcune sequenze e all'intensità di alcuni momenti tra i personaggi, come il finale appunto con Paola, fanno capire poi qual è la differenza tra lo scritto e la capacità di un regista di mettere in scena un capolavoro. Io vedo il pagano e vedo invece il sacro, ma in tutti i sensi, nel senso il personaggio quasi divinizzato di Silvia, che è un po' Rea Silvia all'origine di Roma, quando la vediamo che ulula con i lupi vicino all'Appia Antica, piuttosto che vicino ai marmi della Fontana di Trevi, però poi vediamo la figura della donna in altri personaggi, sempre avvilita, sempre rappresentata in maniera anche molto maschilista. A me, che non sono un moralista e che non avrei certo fatto censure, offende molto vedere Mastroianni che cavalca una donna ubriaca e gli butta delle piume addosso nella scena finale del film, molto di più dello spogliarello che oggi ci farebbe quasi ridere. Però evidentemente Fellini non fa sconti neanche a se stesso, perché se è vero, come è stato più volte detto, che Marcello Mastroianni è stato un po' il suo alter ego, beh, in quel film è drammaticamente una condanna di se stesso, perché è vero che c'è la fortuna della grazia che può sempre convincerci, anche quando continuiamo ad essere peccatori, però in quel momento Marcello la rifiuta, va via, non ascolta, non gli interessa, è appena uscito da un'orgia, anche molto volgare, e non c'è pentimento, non c'è redenzione. Quindi adesso non mi voglio addentrare in argomenti che saprebbero trattare molto meglio di me le persone che mi hanno preceduto. Una posizione baragliana. Beh, sì, non voglio, forse sto invecchiando, però trovo un film importantissimo, un film spettacolare, un film che mi emoziona, però un film molto duro, molto drammatico, e appunto che è costato tantissimo a tuo nonno. Adesso tu citavi diciamo il fatto che fosse religioso e che quelle polemiche probabilmente lo ferirono e non poco, ma quel film diciamo che gli diede anche altre coltellate tra virgolette metaforiche, sì, perché segnò davvero la rottura ad esempio con Angelo Rizzoli e probabilmente anche un raffreddamento nei rapporti con Federico Fellini. Ma i rapporti con Federico Fellini, credo, perché ovviamente non ero presente, sono sempre stati di stima professionale, artistica, non credo di amicizia, ma insomma si conoscevano da quando Federico Fellini fu coinvolto da mio nonno anche nella sceneggiatura con Rossellini di Roma Città Aperta, nella quale Giuseppe Amato volle Anna Magnani come protagonista, quindi si conoscevano da 20 anni. Da circa 20 anni, ma evidentemente Giuseppe Amato intuì, quando gli fu presentata la sceneggiatura che tutti gli altri avevano rifiutato, che c'era una forza interna a quel progetto nella quale probabilmente non solo gli italiani, e aveva ragione, ma in tutto il mondo ci si sarebbe potuti in qualche modo riconoscere in quei personaggi. È stata un'avventura drammatica, è stata un'avventura molto rischiosa produttivamente, però già si sapeva che Fellini non era un regista molto contenibile da un punto di vista della realizzazione dei film, però traspare dai documenti, dai copiosi documenti che abbiamo ritrovato, inediti, originali, interessantissimi, che Giuseppe Amato come produttore non si era buttato alla cieca in un'operazione che non aveva valutato. Ne conosceva i rischi, ma ne aveva intuito la grandissima potenzialità commerciale, sì, ma anche di comunicazione, anche di contenuti, al di là del fatto che obiettivamente, appunto, leggendo la sceneggiatura adesso 60 anni dopo, capire che quel film sarebbe stato realizzato in quel modo, poi ci sono stati grandi tagli al montaggio, ci sono state sequenze
che duravano quasi quanto mezzo film. Quella del Miracolo, dal carteggio che abbiamo, durava quasi 20 minuti. Ovviamente poi sono state apportate delle modifiche, perché sennò il film non avrebbe potuto essere distribuito. Lo stesso Rizzoli a un certo punto fa la telefonata a tuo nonno molto alterato. Sì, quella scena è tratta parola per parola dalla documentazione, dalle lettere che si sono scambiati, e a un certo punto, a settembre del 59, quindi con le riprese appena finite, Rizzoli aveva già fatto una marcia indietro, aveva detto: questo film sarà una catastrofe, te ne devi prendere tu tutte le responsabilità, io non ci metto più una lira e non lo distribuirò in Italia, aspettiamo di vedere cosa succede sul mercato internazionale e poi vedremo. Giuseppe Amato comprese che se il film non usciva in Italia probabilmente sarebbe stato un flop totale, e quindi si impose con Fellini, anche per rendere un'edizione distribuibile in tempi il più possibile brevi. Saltarono le uscite di novembre 59, saltarono le uscite natalizie del 59, e finalmente il 5 febbraio il film uscì al Fiamma a Roma, con grandissime polemiche, ma evidentemente anche con la curiosità del pubblico che voleva vedere che cosa questo scandaloso film rappresentava. Un film che sembrava essere il peccato più totale. E forse quello fu anche un elemento di forte attrattiva commerciale. Per chi, io vi consiglio, l'ho visto il documentario ed è davvero il backstage non soltanto di quel film, ma di un momento del cinema italiano secondo me straordinario. Oggi probabilmente non esiste più quel rischio di impresa, no, che tuo nonno aveva invece accettato nel fare un capolavoro come questo. Ricordiamo soltanto quando esce il documentario, perché uscirà in sala. Esce già da martedì prossimo, tocchiamo varie città italiane e ci sarà la possibilità con Luigi Petrucci, l'interprete che ha il ruolo di mio nonno nel film, di presentarlo il più possibile personalmente, e quindi con la possibilità di dibattere e di informare dove possibile. La verità sulla dolce vita, Giuseppe Pedersoli, grazie. Grazie molto. Ora io mi alzo perché invito Andrea Minuz e Oscar Iarussi a sedersi qui in platea, perché volevo concludere con loro questo incontro. E riprendendo un po' alcune suggestioni che sono arrivate dai vari interventi. Inizio con te, Andrea. Si è parlato molto di un film che inquieta, non inquietante, ma un film che inquieta. Io ricordo un tuo vero e proprio saggio, poi in realtà uscito sul Foglio durante il lockdown, in cui ricordi Fellini, soprattutto il Fellini che non è italiano. Tu dici: è probabilmente il regista italiano più conosciuto al mondo, La dolce vita è il film italiano più famoso al mondo, però se andiamo a chiedere a molti under 30 quali film di Fellini hanno visto, probabilmente nessuno. E poi aggiungi: probabilmente c'è qualcosa nei film di Fellini che ci respinge. Che cos'è questa cosa che ci respinge, che un po' ci fa paura? Ma grazie anzitutto, grazie per l'invito e grazie anche per avermi permesso di ascoltare queste belle relazioni, di conoscere il lavoro curato da Massimo Scaglioni. Ma cercando di sintetizzare al massimo, i film di Fellini mettono gli italiani di fronte a se stessi, li mettono di fronte alla loro educazione fascista, nel caso della generazione di Fellini, di fronte al peso della cultura cattolica, al mito di Roma. Allo stesso tempo, tutti questi temi Fellini riesce a trasformarli in archetipi universali, altrimenti non si spiegherebbe il successo internazionale di Fellini. Quando dico che Fellini mette gli italiani di fronte a se stessi, sto dicendo una cosa che in fondo potremmo trasferire anche sulla commedia italiana, ma Fellini lo fa con un altro linguaggio, con un dispositivo artistico estremamente più complesso, non immediatamente leggibile, appunto, e trasformando l'inconscio italiano, chiamiamolo così adesso in modo molto sbrigativo, in qualcosa di universale, riesce poi a raccontare l'italianità un po' a tutti. La dolce vita, da questo punto di vista, anche un po' è un caso esemplare, perché se diciamo la dolce vita oggi, parlando appunto della Instagram generation, parliamo nella migliore delle ipotesi di un'immagine, l'immagine replicata su calendari, magliette e quant'altro.
Anita Ekberg e Marcello Mastroianni a mollo nella Fontana di Trevi. Un'immagine che evoca il glamour, la frivolezza, il made in Italy, il boom economico, tutte cose estremamente positive. La Dolce Vita in questo senso è un esempio clamoroso di trasformazione radicale del senso di un'opera. Un film difficile, complesso, estremamente cupo, senza scomodare le questioni teologiche affrontate prima da Spadaro. È un film dove, se ricordiamo soltanto l'episodio di Steiner, un uomo, un intellettuale, si uccide e ammazza i suoi due figli. Ora, come è stato possibile che un film difficile da capire, senza una sceneggiatura tradizionale, cioè senza un arco di trasformazione tradizionale del personaggio, estremamente cupo e spietato con la società del suo tempo, si è trasformato in un mito glamour, a cominciare dal titolo, appunto. Questo crea in effetti degli scompensi. I ragazzi, io parlo della mia esperienza anche di docente universitario, non conoscono i film di Fellini, conoscono il fellinismo, conoscono i luoghi comuni di Fellini e non conoscono La Dolce Vita se non come immagine. Quando, quelle rare volte che capita, vedono il film, non ci trovano nulla della mitologia glamour che gli è stata appiccicata a dopo, legata appunto all'Italia del miracolo economico. Quindi succede qualcosa in effetti di insolito rispetto alla canonizzazione di un'opera. Fellini diceva, a proposito di 8 e mezzo, quando i critici all'epoca scomodarono grosso modo tutta la cultura del XX secolo, chi ci vedeva Proust, Joyce, Picasso e quant'altro, Fellini diceva: io non ho letto Joyce, non ho letto Proust, ma non c'è bisogno di leggere Proust e Joyce, ormai queste opere fanno parte della nostra vita, respiriamo queste opere, viviamo in un mondo che è caratterizzato in gran parte dalle loro opere. Oggi potremmo dire che viviamo in un mondo in gran parte felliniano, fellinizzato. Ci sono molte anticipazioni dei film di Fellini, delle cose che sarebbero venute dopo, è inutile elencarle. Quando vediamo il Cristo in elicottero, oggi pensiamo anche a Ratzinger che abbandona San Pietro. Quando leggiamo dei lavori della metropolitana di Roma che si bloccano perché la talpa, il nome della scavatrice, dovrà essere sepolta, pensiamo alla sequenza dei lavori della metropolitana in Roma. E dunque c'è questo gioco di specchi molto forte con il presente e con il futuro anche dell'Italia, ma potremmo dire appunto della civiltà occidentale, che fa sì che quasi non c'è bisogno di vedere i film di Fellini. Non vorrei essere frainteso su questo, è importante vedere i film di Fellini, è importante far conoscere Fellini attraverso ciò che ha fatto, cioè i suoi film. E credo che l'assenza di Fellini dal palinsesto televisivo, l'assenza di Fellini sulle piattaforme, non ci sono film di Fellini su Amazon, su Netflix, al di là di questioni di diritti che adesso porterebbero via troppo tempo, stia anche un po' a indicare il fatto che non c'è in fondo tutta questa domanda di film di Fellini da parte delle nuove generazioni. Dunque sempre dai film bisogna partire, ma è anche vero che in effetti Fellini è lì, si respira Fellini all'interno di un paese che è diventato in gran parte felliniano, nell'accezione peggiore ovviamente del termine, non nel senso artistico. A proposito di questa capacità di Fellini di compenetrare, diciamo, la nostra cultura, il nostro immaginario, la nostra lingua, qui c'è un autore che ha messo su un alfabeto felliniano. A Marcord Fellini è l'ultimo libro su Fellini di Oscar Jarussi, ne ha scritti altri, uno anche con la Fondazione Ente dello Spettacolo, dove tu davvero ripercorri attraverso le parole, no? che compongono un po' questo immaginario felliniano, che cos'era Fellini, ma probabilmente, lo dico da lettore, che cos'è l'Italia. Sì, beh, grazie intanto anche da parte mia per l'invito e per avermi dato l'opportunità di ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto, tutti molto interessanti. In particolar modo sono molto colpito dal cardine teologico che padre Spadaro ha posto al centro della nostra conversazione. Mi colpiva dell'intervento iniziale del professor Scaglione il titolo che non avevo mai visto, che forse avevo dimenticato, dell'Osservatore Romano, perché è basta con il punto esclamativo, così come c'era quel vergogna col punto esclamativo. Ma incredibilmente, questo la trovo quasi una smarcatura, per utilizzare invece un lemma piuttosto hitchcockiano, ma a cui sono molto affezionato, incredibilmente alla Nabokov quel basta è tra virgolette. Quindi non si capisce chi effettivamente dicesse
quel basta. Cioè, nel virgolettato sull'Osservatore Romano, a mio avviso, c'è una paradossale distanza rispetto al basta e all'esclamativo, almeno a leggerlo col senno di poi. Mi rendo conto che è una filologia un po' paradossale, ovvero felliniana, ovvero falsificabile, quindi felliniana a sua volta, ma mi ha molto colpito e volevo dirvelo a proposito di parole. Io condivido in toto l'interpretazione del professor Minus, del quale naturalmente ho letto il libro, e già nel 2011 avevo a mia volta dedicato un libro totalmente alla Dolce Vita. È vero che lì c'è un elemento paralizzante, cioè un totem, che da un certo punto di vista è un tabù per la cultura cattolica, ma appunto, per dirla freudianamente, è anche un totem, e quel totem sono Marcello e Anita a mollo nell'acqua vergine della Fontana di Trevi. La cosa che noi abbiamo scontornato insieme a tutto il resto è il fatto che in quella scena vi fosse un terzo personaggio che nessuno ricorda mai. È assurdo, ma è così, vi invito a riguardare il film. In quella scena c'è un garzone, uno, credo che Pedersoli possa darmene atto, uno di quei ragazzi che oggi sarebbero i ragazzi di Glovo che portano le pizze, che ha un cartone di pizza sulla testa, si ferma in bicicletta sul bordo del vascone berdignano della Fontana di Trevi, vascone settecentesco, e guarda la scena, va bene? Quindi c'è una prospettiva, c'è una distanza, testimoniata oltretutto dalle fotografie di scena dei cosiddetti paparazzi, che in realtà erano dei grandissimi fotografi, Secchiarori, Riccardi. Paparazzi a proposito di un altro lemma. C'è una distanza, e io dico quasi un estraniamento brechtiano rispetto alla scena, che naturalmente viene annullato dal successo strepitoso del film. Un film che, voglio ricordare, Pedersoli lo sa meglio di tutti, immagino, che ottenne, staccò 12 milioni e 600 mila biglietti. Cioè, noi abbiamo un film difficilissimo, oscuro, buio, narrativamente innovativo fino quasi all'incomprensibile, del quale tutt'oggi stiamo discutendo, visto all'epoca da 12 milioni 600 mila italiani, quindi da più di un italiano su 5. Una roba che oggi sarebbe totalmente impossibile da concepire, perché oggi per fare 12 milioni di persone, che non fai, comunque anche i grandi successi non arrivano a quella cifra, devi avere un film molto più semplice. Ciò detto, sì, Fellini è uno specchio, diciamo così, uno specchio per certi versi grottesco della nostra identità. Io condivido la chiave di lettura di chi mi ha preceduto. È uno specchio della nostra identità ed è talmente riflessivo rispetto alla nostra identità che si riflette, per esempio, nel lessico. Nessun regista come Fellini ha offerto alla nostra lingua tante parole, da Amarcord, che i ragazzi pronunciano Amarcord, per dirne una, e che ha battezzato locali in tutto il mondo, a paparazzo appunto, che a sua volta è una parola che ha avuto una trasformazione, un lemma, come sapete, che ha una sua origine, una sua genesi assai contrastata, perché c'è chi dice che viene dal nome di un albergatore di Catanzaro, citato nel libro Sulle rive dello Ionio di George Gissing, che era uno degli esponenti minori del Grand Tour, che a fine 800 arriva nel sud Italia. Io sono meridionale, quindi questa storia sono persino andato a vederla, questo luogo, e cita questo, si ammala e cita questo signor paparazzo che lo ospita a casa sua. Flaiano, leggendo questo libro, che tra l'altro è stato di recente ripubblicato da Rubbettino, che se non mi ricordo male è stato anche il tuo editore, lo riassuma. Altri, Carletto Riccardi per esempio, che è stato uno dei paparazzi più famosi, raccontano, ancora in vita, raccontano un'altra interpretazione, cioè dicono no, viene da Pappataccio, perché una volta Mittore Fanfane mi disse: ma voi Pappataccio la volete smettere di starmi addosso? E così come c'è una disputa su Amarcord, per Paolo Pasolini, a proposito di Rizzoli, sapete benissimo che Rizzoli e Angelo Rizzoli e Federico Fellini avrebbero dovuto produrre il primo film di Pasolini con la Federiz. Quell'anno gli furono sottoposti tre copioni, uno era Il posto di Ermanno Olmi, l'altro Banditi ad Orgosolo di Vittorio De Seta, e il terzo era Accattoni di Pierpaolo Pasolini. La Federiz non ne produsse alcuno dei tre, tutti e tre furono a Venezia nel 1961, quindi un disastro da questo punto di vista, e Pierpaolo Pasolini non lo perdonò mai. E a proposito di Amarcord, diceva, si sarebbe dovuto intitolare piuttosto A Sarcordem, noi ci ricordiamo, perché in realtà il film, diceva Pierpaolo Pasolini, è di guerra, di Tonino Guerra,
quanto di Fellini. Ma Guerra diceva Marquet, a Marcord non viene da Romagnolo, ma è, ovvero viene da Romagnolo, ma non è Mi ricordo. Emula la frase, la locuzione che si diceva nei bar chiedendo un amaro cora. Diciamo, bisogna essere più vecchi di me ed è difficile in questa sala per ricordarsi cosa fosse l'amaro cora, quindi un amaro cora, un amaro cora. Quindi, e così altre parole, fino a Felliniano, fino a Dolce Vita. Dolce Vita, durante il lockdown, la Zanichelli, quindi non la Iarussi Associati, ha fatto un lemmario a sua volta che ha messo sui social, e a un certo punto dice che nella Dolce Vita, Maglione alla, viene dal caratteristico capo indossato in tutto il film da Marcello Mastroianni. Bene, Marcello Mastroianni non indossa il maglione alla Dolce Vita, che in realtà poi a sua volta ci sarebbe il lupetto, la Dolce Vita, cioè non lo indossa mai, porta la camicia e porta a volte quella bellissima cravatta anarchica che si chiama la Lavalier, dal signore che la portava, il fiocco, diciamo così. E fino a Felliniano, che è l'aggettivo forse più equivocato della nostra lingua, perché? Perché siamo d'accordo, cioè, e noi attribuiamo, se cerchi Felliniano su un vocabolario della lingua italiana, trovi grottesco, abnorme, opimo, opulento e via discorrendo, no? Surreale, a secondo dei dizionari. In realtà in Fellini c'è la capacità di cogliere il grottesco, c'è la capacità di cogliere l'abnorme, a cominciare da un tratto grottesco sostanziale della nostra storia che affiora in maniera straordinaria in Amarcord, che è arrivato il momento di dire che è stato, insieme al Novecento di Bernardo Bertolucci, e tale resta, il film più politico degli anni 70, più squisitamente e tout court politico degli anni 70, solo che Bertolucci ne dà un'interpretazione marxistica, storiografica, e io dico sempre, mi piace dire, verdiana. Il film comincia con i funerali di Verdi ed è, diciamo, sinfonico nel suo andamento. Invece Fellini, lungi dal fare un film squisitamente nostalgico come gli si attribuisce, dà un'interpretazione sotto il segno del grottesco di quella stagione italiana, di quel periodo, e in particolar modo sotto il segno di una eterna adolescenza, di una brucolosi parossistica, di un'incapacità di crescere. Quello è il fascismo in Amarcord, senza che questo gli impedisca di mettere in scena anche episodi come l'olio di ricino dato al nonno di Titta o l'internazionale suonata sul campanile del Borgo. Così nella Dolce Vita, cos'è Felliniano nella Dolce Vita? Nulla, è un film amarissimo, siamo d'accordo, mi pare che l'abbiamo detto tutti, è un film amarissimo che ha mosso e smosso una serie di leggende, a cominciare da quella che riguarda Peppino Amato, che cui finalmente è restituita una dignità da questo documentario necessaria, coraggio, generosità e dignità che è necessario rievocare e ristabilire. Quindi io di questo ringrazio, perché quando abbiamo visto il film siamo stati molto, molto colpiti. E non c'è nulla, nulla di Felliniano nel senso deteriore. Dico soltanto un'altra cosa, perché mi preme farlo in questo contesto. Così come Padre Spadaro ha stabilito un canone teologico per leggere la disputa del cattolicesimo all'interno del film, cattolicesimo, tra l'altro voglio raccontarvi questo piccolissimo episodio, a fianco alla Fontana di Trivio c'è una piccola chiesa che si chiama Santa Maria in Trivio. Ci sono entrato di recente, scrivendo il mio ultimo libro, chiudo subito, e ho trovato questa copia di una Madonna della Misericordia del Brancaleoni, che è un pittore romagnolo, che aveva dipinto questa icona che è custodita a Rimini. Madonna che, miracolosa, perché a un certo punto nel 1859 comincia a piangere, gli occhi si muovono, a volte si alzano al cielo, sono velati di lacrime o sono illuminati dalle stelle. Mi ha molto colpito che ci fosse un simulacro di una Madonna visionaria a fianco alla Fontana di Trevi, quindi mi ha molto colpito questo richiamo. Tuttavia, e concludo, quello che è l'elemento sostanziale della Dolce Vita è, a mio avviso, e che resta tale, la capacità di decostruire il racconto, e questo anche il racconto tradizionale, questo anche che mette fuori gioco la critica. L'unico è Pierino Bianchi che se ne accorge, ma la critica di ogni parte è spiazzata dallo spiazzamento che Fellini fa rispetto al romanzesco,
ed è uno spiazzamento che riguarda non soltanto la Chiesa, ma anche la critica letteraria, l'intelligenza del tempo. I più accorti, Arbasino ed altri, capiscono che lì c'è una novità strepitosa rispetto anche alla forma del racconto. Quel battesimale barocco, di cui parlava padre Spadaro, in altri termini noi possiamo chiamare postmoderno, cioè la capacità di riflettere quel tumulto, quel magma, quella pirotecnia oscura e a volte splendente che nella dolce vita vige e vibra. Questa scomposizione, questa capacità di cogliere la realtà mosaicata della dolce vita, del boom economico, e di cogliere dentro il mosaico del boom economico il presagio di quello che non andrà, statuisce nella dolce vita l'opera d'arte, non il film, l'opera d'arte più rilevante della seconda metà del XX secolo. Grazie. Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. Io spero che dopo tutti questi interventi ai under 30, ma anche agli over 30, venga un po' la voglia di rivedere la dolce vita, e ne approfitto per ricordare che questa possibilità c'è mercoledì prossimo durante la Milano Movie Week, sempre con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Ente dello Spettacolo, riproporremo questo convegno dedicato appunto al caso della dolce vita, e in quell'occasione rivedremo questo straordinario, davvero è il caso di dirlo per una volta un aggettivo di senso, straordinario capolavoro del nostro cinema. Grazie davvero a tutti, 5 minuti per un piccolo aperitivo e poi ci rivediamo alle 13:10.